hanno debuttato lunedì 4 giugno su Rai 1 e terranno compagnia al pubblico da casa per tutta l'estate ogni mattina a partire dalle ore 10. Arianna Ciampoli, Veronica Maia, Mariolina Simone e Valeria Graci conducono Quelle brave ragazze, il contenitore mattutino che porta una ventata di freschezza sulla rete ammiraglia Rai. Il programma di intrattenimento si occuperà di commentare i fatti di attualità con servizi, interviste, ospiti in studio e collegamenti esterni, ma trattando le notizie da un punto di vista tutto al femminile, facendo affidamento alle voci di quattro donne completamente diverse tra loro per carattere ed esperienza professionale. L'esordio della nuova edizione ha segnato un buon riscontro tra i telespettatori e, stando a quanto si può rilevare sui social, la carta vincente di questo poker in rosa sembra essere Valeria Graci. L'attrice comica ha colpito tutti per la sua simpatia e semplicità, per quel sorriso che sul suo volto non si è mai spento, nonostante le difficoltà che hanno segnato la sua vita. In diverse interviste Valeria ha confessato del grave problema che l'ha colpita dopo la gravidanza, l'otosclerosi, una malattia che causa la perdita dell'udito. Un momento davvero difficile da affrontare, ma che lei è riuscita a superare tornando l'esuberante ragazza che faceva ridere tutti dal palco di Zelig quando si esibiva in coppia con Katia Pollesa. Ho due protesi alle orecchie perché dopo il parto ho iniziato a sentire sempre meno, avrei perso l'udito nel giro di pochi mesi, mi sono operata e ora sto bene, ha rivelato di recente la Graci. Insomma, Valeria ha saputo riprendersi la vita in mano tornando a conquistare il cuore del pubblico che l'ha sempre aspettata e accolta a braccia aperte, come dimostrano le reazioni sul web. La Graci, una rivelazione, ha twittato un telespettatore. Un altro scrive meravigliosa, ma c'è anche chi non apprezza il programma pur salvando Valeria, l'unica che funziona. Quelle brave ragazze forse avranno bisogno di un po' di tempo per diventare anche buone amiche per il pubblico che intanto sembra aver già incoronato Valeria come sua preferita, il regalo più gradito dopo tanta sofferenza.